Voglio fare un gioco che potrebbe durare anche un anno, forse anche di più. Una sorta di torneo di competizione dialettica filosofica, con tanto di regolamento, dove non ci si fermi a un livello superficiale di argomentazioni, ma che si scenda in profondità fino a rilevare oggettivamente, incontestabilmente, la totale inconsistenza delle prospettive nichiliste sulla realtà, le prospettive antimetafisiche, le prospettive antiseveriniane. Allora, innanzitutto il regolamento deve prevedere questo, di rendere esplicite le motivazioni per cui si sostiene qualunque affermazione, o positiva nel senso che va ad affermare direttamente una tesi, o negativa nel senso che tende a negare una tesi. Laddove sia l'affermare o il negare qualcosa è di per sé l'affermare qualcosa. In ogni caso. E poi che il discorso sia prolungato, che non si fermi solo a un primo incontro, ma che si sviluppi in più tappe, potremmo dire, con tanto di segno punti, proprio per stabilire in maniera non autoreferenziale come stiano le cose. Chi vuole può partecipare, chiaramente siamo ai massimi livelli filosofici, quindi dovrebbero partecipare coloro che conoscono bene la filosofia, che conoscono almeno a grandi linee le tesi di Severino. Voglio realizzare il dibattito filosofico più approfondito e accurato che sia mai stato realizzato nella storia umana. È un'ambizione enorme, però so che lo si può fare. E adesso voglio anche chiarire alcune cose. Voglio anche chiarire alcune cose. Cos'è che io mi impegno a dimostrare in questo gioco, in questa sfida? Mi impegno a dimostrare non solo che le tesi di Severino sono le più rigorose in assoluto, che la filosofia continentale nella maggior parte dei casi è solo letteratura, è mero opinionismo, e che la filosofia analitica è grossolana, totalmente grossolana a partire dalle premesse, perché non coglie le contraddizioni delle assunzioni da cui parte a un livello implicito, e quindi non coglie neanche le contraddizioni che derivano da quelle assunzioni implicite. Quindi mi impegno a mostrare che la filosofia severiniana non solo è formalmente corretta, e quindi poi in realtà anche vera, perché parte da basi certe, da premesse certe, fenomenologicamente innegabili, proprio perché si fondano, si basano sull'originario, cioè su quello che è il punto di partenza di qualunque pensiero. E poi che le altre prospettive assumono implicitamente la struttura originaria, quindi il fondamento dell'opposizione universale del positivo e del negativo, quella per cui ogni cosa è se stessa e non altro, ogni significato è identico a sé ed è distinto da ogni sua negazione, e che questa struttura è assunta così anche da chi vuole negarla. Per tentare di negarla la deve presupporre a un livello sempre implicito, e poi che nonostante questo rimangano nella totale infondatezza per quello che dichiarano, e sono anche in contraddizione perché fondandosi su una struttura di cui non ne rispettano poi le implicazioni, vanno ad autonegarsi alla fine. Perché
contestare e non essere in accordo con le necessarie conclusioni e implicazioni del proprio stesso fondamento implicito significa indirettamente negare quel fondamento, cioè la base da cui partono e seguono certe conclusioni, arrivando quindi ad autonegarsi. E quindi mi impegno poi a mostrare oggettivamente come le prospettive anche analitiche siano totalmente grossolane e inconsistenti, che anche le prospettive neopositiviste, materialiste, nichiliste, che vogliono difendere soprattutto, vogliono non difendere, assumono, senza giustificarlo, la teoria verificazionista del significato, l'idea che concetti e definizioni di una tesi siano validi, sensati, se hanno valore operativo, se possono quantificare qualcosa, se possono dare la stima di una certa misura. E quindi quella è la teoria verificazionista, è la pretesa di quella teoria, che però non dimostra la validità di questa pretesa quando si ha a che fare con questioni metafisiche, quindi legate a questo ambito. Ecco, io questo mi impegno a mostrare. E che altro aggiungere? Che altro aggiungere? Beh, se uno non partecipa, non potrà mai capire e sapere effettivamente se le tesi severiniane siano o no giuste, se quel che ho detto io sia un insieme di sciocchezze oppure qualcosa di vero, di incontestabile. Chi vuole rimanere nel suo limbo di convinzioni, parlo dei nichilisti, che ci rimanga. Il mio obiettivo non è convincere quelli che sono totalmente immersi nella prospettiva nichilista a tal punto da non riuscire neanche a cogliere il valore del rigore del pensiero severiniano, perché hanno una rappresentazione totalmente distorta di queste tematiche, di questi argomenti, e quindi travisano tutto e ragionano proprio al contrario su questi argomenti, ma letteralmente ragionano proprio al contrario di come si dovrebbe ragionare. Il mio intento, lo ripeto, non è convincere loro, il mio intento è far capire a chi non è così immerso nella prospettiva nichilista come stiano le cose. E a chi invece è totalmente immerso in quella prospettiva, fare almeno notare che le regole del gioco su cui si fondano i sistemi logici, formali, le regole di inferenza sono totalmente dalla parte del sottoscritto, dalla parte di Severino. Questo lo posso dire con tranquillità totale. Mi si guardi in faccia, in viso. Vi sembra il viso di qualcuno che è convinto così di quello che dice, senza avere la prova? Cioè che la convinzione del sottoscritto non sia determinata da una prova incontestabile di quello che sta dicendo. O forse il sottoscritto lo sa con certezza perché sa con certezza che qualunque tentativo di negare quello che sta dicendo si autonega perché deve presupporre la prova di cui sto parlando. E che questo dia la massima certezza che quella prova è incontestabile. Perché è la condizione di possibilità per dire qualunque cosa e anche per avere, per dare valore al concetto di prova empirica, per esempio, e quindi al sapere scientifico. Ma secondo voi, no? Se io non avessi avuto questa sicurezza totale, no? In quello che sto dicendo, attenzione, non nelle tesi di Severino e nelle sue conclusioni, ma nel metodo analitico, super, iper analitico, iper rigoroso, iper razionale. Non avrei sfidato il mondo intero, si può dire, a questa challenge. Ma vi pare che uno studioso di filosofia che dovrebbe avere un minimo di maturità per quanto riguarda la vita, il mondo, l'esistenza, possa avere un atteggiamento così arrogante senza una valida giustificazione, o che può sembrare arrogante? No, ma è perché me lo posso permettere?